Buongiorno a tutti, sono Mattia, qui abbiamo Edoardo che oggi ci parlerà del concorso di Polizia di Stato 2023. Buongiorno a tutti, sono Edoardo, vincitore del concorso Alli Agenti Polizia di Stato 2023. Oggi vi spiegherò come funziona l'iter concorsuale per quanto riguarda prove fisiche, accertamenti medici e aziendali. Bene Edoardo, ci puoi parlare come funzionano le prove fisiche? Le prove fisiche per il concorso Polizia di Stato sono metri piani da svolgere in un tempo massimo di 3,55 per gli uomini e 4,55 per le donne, piegamenti sulle braccia 15 per gli uomini, 10 per le donne, e il salto in alto minimo 1,20 m per gli uomini, minimo 1 m per le donne. Bene, terminato il primo giorno delle prove fisiche, cosa accade? Si passa al secondo giorno, si viene convocati presso il compendio Sant'Eusebio a Roma per svolgere gli accertamenti medici e psicologici, che consistono in delle visite mediche specialistiche e un colloquio con uno psicologo. Il terzo e ultimo giorno viene considerato uno dei più difficili, perché? Dunque, il terzo e ultimo giorno si viene convocati presso il centro psicotecnico della Polizia di Stato a Roma Ostiense per svolgere gli accertamenti attitudinali, la fase dell'attitudine, che è spesso considerata quella più temuta. Dopo una serie di test scritti e teorici volti ad accertare l'idoneità teorica, si svolge un colloquio con un perito. Al termine di questo colloquio si può essere convocati in una ultima commissione per un ulteriore accertamento, oppure si può essere fatti idonei senza passare dalla commissione. Dall'idoneità, i candidati idonei vengono convocati il giorno successivo, sempre presso il centro psicotecnico, per sostenere l'ultima fase dell'attagliamento delle uniformi. Bene, il video è terminato. Se vi è piaciuto potete lasciare un like, un commento e non dimenticate di iscrivervi.